mio mestiere è insegnare chimica, non fare il cuoco, però un po' mi diverte e anche per qualche volta anche per necessità e si uniscono queste due cose. La chimica oggi viene vista dal punto di vista dell'alimentazione, eccetera, come un nemico. In realtà non è così, perché noi semplicemente mettendo qualche cosa nel forno o in pentola, stiamo dando origine a una serie di reazioni endotermiche che modificano proprio la struttura chimica dell'alimento, rendendolo appetibile, rendendolo digeribile, rendendolo gradevole. Ora, una cosa che può sembrare contrastante con questo mio mestiere è che per me meno si interviene chimicamente, migliori sono le vivande. Il porchetto ne è un esempio. Il porchetto che si mette, si condisce col mirto, col rosmarino e sale, cuoce, finito, non c'è altro da fare. Seguire la cottura e trarlo fuori e goderselo al momento giusto. Ora questo è pronto, io tiro fuori la graticola, il forno è già scaldato quasi a fondo, si sistemano i vari pezzi, che se il forno che scalda sopra e sotto lo cuoce, diciamo, piuttosto bene. Va salato. Senza esagerare, perché il sale non deve coprire il suo sapore, la sua genuinità. E ci mettiamo sopra del rosmarino. Il grasso naturale presente nella carne è il primo condimento, è anche l'unico, e questo serve solamente in pratica per aromatizzare. Lo inforniamo. La temperatura è quasi raggiunta, quindi non c'è bisogno di altra preparazione. Mettiamo a metà e poi la cottura si segue a occhio. Che come detto prima andiamo a occhio. Ecco, e pare che stanno andando veramente bene. Ormai lo possiamo abbassare un pochino perché è un pochino troppo alto. E allora lo sposterei un po' più in basso per evitare che bruci il pezzo che sta cadendo. E lasciamo continuare per i fatti suoi. Porchetto a occhio e croce dovrebbe essere pronto. Diamo un sguardo. No. Pungiamo, parrebbe di sì, abbastanza morbido, ma senza essere asciugato eccessivamente. Sì, allora spegniamo il forno, lo prepariamo sul tagliere, anche per parti. La mezza testina si lascia intera. Il mirto serve a dargli, ad aumentargli l'aroma. E questo è pronto per soddisfare la gola delle persone a cui gli piace.